Nel cuore del Nord America si estende il regno di 5 grandi laghi. Le acque dolci che dividono la foresta del nord dalla pianura dell'ovest scorrono verso le acque salate dell'Atlantico. Nel suo libro Moby Dick, Herman Melville celebra questi laghi e li descrive come dei grandi mari di acqua dolce, con molti dei nobili tratti dell'oceano. Visti dallo spazio, i grandi laghi sono la caratteristica più rilevante del Nord America e contengono un quinto delle acque dolci del pianeta. Temuti dai naviganti, possono essere pericolosi e hanno inghiottito navi lunghe decine di metri. Questa regione è frutto dell'azione erosiva dei ghiacciai. Sulle rive dei laghi la popolazione affronta le forze elementari della natura ogni volta che torna il freddo. Lungo le coste, un popolo orgoglioso delle sue tradizioni celebra i legami ancestrali con la natura. E qui gli imperi urbanistici dell'industria svettano verso il cielo. Eppure, la vita nei grandi laghi è delicata e vulnerabile. Agenti chimici tossici trasportati dall'aria e dall'acqua trasformano gli uccelli in mostri. Qui le trote sono state estinte da un diabolico pesce introdotto accidentalmente. E oggi le acque da cui dipendono milioni di persone per usi potabili, elettricità e divertimento sono minacciate da un minuscolo mitile. Sebbene estesi per una vasta superficie, questi laghi hanno limiti ben precisi e gli abusi della civiltà li hanno spinti sull'orlo della fossa. Eppure, milioni di americani e di canadesi ne hanno cura e cercano di salvarli. Nel cuore del continente si trova un regno azzurro, forte e allo stesso tempo delicato, i grandi laghi, fragili mare del Nord America. Dietro le alte dune della costa nord-orientale del lago Michigan si profila all'orizzonte una vasta distesa blu. Molto tempo fa, i primi coloni osservavano questa costa dall'alto del ponte delle loro navi. Oggi le stesse acque sono solcate dalla goletta Malabar in un altro viaggio di esplorazione. I ragazzi scoprono gli abitanti del più vasto sistema di acque dolci della Terra. In una giornata piena di sole vengono scoperti i collegamenti esistenti tra i 5 grandi laghi che sono ancora giovani e fragili. Ventimila anni fa i grandi laghi non erano ancora nati. In un deserto freddo e desolato, la faccia della Terra fu lentamente scavata da un lastrone di ghiaccio spesso un chilometro e mezzo. Questo strato di ghiaccio ricoprì la parte superiore del continente per migliaia di anni, fino al termine dell'era glaciale. Il clima più caldo costrinse i ghiacciai a ritirarsi più a nord. Nel corso di questo processo, il mantello ghiacciato diede vita a numerose distese d'acqua che si unirono fino a formare gli attuali grandi laghi. Il lago Ontario è collegato all'Atlantico per mezzo del fiume San Lorenzo e tramite il Niagara al lago Erie. Il lago Huron è punteggiato da 30.000 isole, mentre il lago Michigan è collegato al Mississippi da un corso d'acqua. Come estensione, il lago Superiore è il lago d'acqua dolce più grande al mondo. Tutti insieme questi grandi laghi contengono quasi il 20% delle acque dolci di superficie della Terra. L'era glaciale lasciò dietro di sé straordinarie meraviglie naturali. Un'interminabile cascata rimbomba sul Niagara, alimentata dai mari interni dell'Ovest. È difficile realizzare l'entità del volume di acque contenuto in questi 5 laghi. Quasi 13.000 chilometri di costa contengono oltre 20 milioni di miliardi di litri d'acqua, una quantità sufficiente ad allagare i 48 stati americani con 3 metri d'acqua.
Ormai liberi dalla morsa dei ghiacci, i laghi si popolarono di nuove creature e la vita cominciò a pulsare regolarmente. Nacque un ecosistema. Gli indiani nomadi si insediarono lungo le coste boscose e per secoli i loro discendenti cacciarono e pescarono nei laghi ricchi di prede. Nel 1600 arrivarono gli esploratori europei alla ricerca di una via per l'Oriente. Dietro di loro giunsero avventurieri che fecero fortuna con il commercio delle pelli. Quindi fu la volta dei coloni venuti per realizzare il sogno della terra promessa. Pescatori norvegesi, contadini tedeschi, minatori gallesi sbarcarono con le loro famiglie dalle navi in legno che avevano attraversato l'Atlantico. Lungo la costa la civiltà fiorì in fretta. Cittadine come Toronto furono costruite con legname vergine tagliato dai boschi del nord. Le foreste silenziose risuonavano del rumore prodotto dai taglialegna. Il legname era trasportato lungo i corsi gonfi d'acqua. Nelle miniere di carbone del sud si lavorava senza sosta per alimentare un impero in espansione con le ricchezze naturali custodite nel profondo della terra. Alla fine del secolo gli scambi di merci avvenivano grazie a navi d'acciaio, chiamate baleniere. Queste passavano da un lago all'altro attraverso un sistema di fiumi e di chiuse che sarebbero divenuti i canali commerciali più trafficati del mondo. Il bisogno di risorse naturali crebbe e con esso arrivarono nuovi attrezzi e una tecnologia più moderna. Nei giacimenti di carbone dell'Ohio e della Pennsylvania e nelle miniere di ferro del Minnesota e del Michigan. Nei cantieri navali veniva intanto allestita una flotta di navi ancora più grandi. Attraverso i canali navigabili questa flotta consentiva le comunicazioni in una vasta regione. Caricato sulle navi, il minerale arrivava a Cleveland, Gary, Hamilton e Detroit, dove era trasformato in acciaio in forni a cielo aperto. Dalla Polonia, dall'Italia, dall'Irlanda e dall'America contadina, la gente si riversava nei centri urbani per divenire parte della società industriale più grande della Terra. Con il loro lavoro gli operai contribuirono a creare due nazioni ricche e potenti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale vi fu un periodo di prosperità in tutta la regione, in particolare nelle praterie del West. Dai granai del Nord America il frumento era caricato sulle navi per sfamare il mondo intero. Con il passare degli anni, il lavoro degli uomini e il traffico commerciale hanno trasformato la regione. Il profilo delle grandi città costiere si confondeva un tempo con le forme rustiche dei villaggi e delle fattorie. Oggi vi abitano 30 milioni di persone. Non molto tempo fa, lungo queste rive, si estendevano paesaggi selvaggi e sconfinati, mentre ora le luci delle città risplendono come stelle. Lontano dalle città si estende una vasta zona umida collegata alle acque del lago superiore. Nel corso dei secoli molte zone umide costiere del Nord America sono scomparse, vittime del progresso. Ma nella riserva indiana del Bad River, questo territorio lacustre è rimasto immutato da 2000 anni. Qui i primi nativi scoprirono il riso selvatico. Ogni anno, in agosto, gli indiani Chippewa raccolgono il riso maturo con le tecniche tramandate dai loro antenati. Tom O'Connor imparò a sfruttare le risaie naturali da suo padre. Poteva raccogliere fino a 90 kg di riso, sufficienti a sfamare la famiglia per un anno intero.
Per secoli il riso selvatico è prosperato in queste zone umide e oggi un esperto di botanica studia il segreto della sua longevità. 196. Three leaves. Jim Meeker ha imparato che la sopravvivenza del riso selvatico è legata all'azione delle maree del lago superiore. Le variazioni del livello dell'acqua consentono la sopravvivenza di questo ecosistema. Le risaie scomparirebbero se il livello del lago dovesse diventare costante. Il lago superiore protegge il riso selvatico grazie ad occasionali alluvioni che eliminano le altre piante che altrimenti potrebbero diventare infestanti. Il controllo del livello delle acque priverebbe le risaie della loro forza vitale. Lasciando le acque senza controllo, i Chippewa consentirono al riso di sopravvivere per secoli. I cicli delle maree sono molto importanti. Una volta che si inizia a stabilizzare un sistema, questo si modifica. Questo ambiente, che si estende per 7.000 ettari, è dominato dal riso selvatico. È un estuario di acqua dolce sulle rive del lago superiore. Senza le fluttuazioni provocate dal lago superiore, verrebbe ben presto distrutto. Per sopravvivere, il riso selvatico deve riprodursi spontaneamente anno dopo anno. Meeker ha trovato la prova che gli indiani lasciavano cadere in acqua la maggior parte dei chicchi di riso. Tradizionalmente, gli indiani d'America arrivavano nella palude e la attraversavano in canoa, battendo il riso forse 3 volte l'anno. Ma c'era sempre un po' di riso che sopravviveva, che non finiva nella canoa e cadeva in acqua. Se quest'area è ancora allo stato primitivo, la ragione sta nel fatto che i suoi abitanti hanno una cultura diversa dalla nostra. Desiderano vivere nella natura, non vogliono dominarla. Il riso viene raccolto un giorno d'estate e la tradizione è tramandata di generazione in generazione. Un'altra stagione è passata in questa palude dove i destini dell'uomo e delle piante sono legati alle acque del lago superiore. Lungo queste rive il ritmo naturale dei laghi e la cultura di un popolo si intrecciano l'un con l'altro. Qui l'esistenza deve adattarsi ai cambiamenti stagionali causati dai venti autunnali. Quando i venti soffiano sul lago superiore, l'aria proveniente dall'Artico raccoglie l'umidità delle acque e porta la prima neve a Bayfield, nel Wisconsin. A 3 chilometri dalla costa si trova l'isola di Madeleine, un popolare luogo di villeggiatura. A novembre i turisti sono ritornati a casa e ora gli abitanti dell'isola riprendono la loro vita quotidiana e si preparano ad affrontare l'isolamento invernale. Sui grandi laghi il ghiaccio rappresenta un elemento che l'uomo non è mai riuscito a controllare. Inevitabilmente arriva il giorno in cui il traghetto non è più utilizzabile. Dopo l'ultimo viaggio del traghetto, Arnie Nelson tira fuori dal garage la sua slitta a vento. Per 50 anni le slitte a vento hanno collegato l'isola di Madeleine alla terraferma. Usando parti di ricambio e ricorrendo alla loro notevole inventiva, gli abitanti scoprirono il sistema di convivere con il ghiaccio. Le slitte a vento divennero una tradizione locale che Arnie ereditò dal padre. Oggi la slitta di Nelson porta gli abitanti a scuola e al lavoro e trasporta cibo e posta all'isola. Arnie Nelson riesce a fare anche 12 viaggi al giorno, ma quando la temperatura scende ulteriormente, gli abitanti si organizzano da soli.
Wayne, il fratello di Arnie, confida nella sua profonda conoscenza del ghiaccio. Quando la lastra è sufficientemente spessa per sostenere il suo peso, comincia il suo lavoro. Traccia una linea diretta dall'isola verso la terraferma con una fila di alberelli di Natale. Ogni 50 metri pianta un albero sulla superficie del ghiaccio. Da solo si spinge fino a Bayfield. Quando il ghiaccio si è ormai consolidato, una fila di alberi di Natale guida gli abitanti attraverso il lago ghiacciato. Pare strano, ma il gelo dell'inverno sveglia il lago e i suoi abitanti dall'isolamento in cui sono piombati in autunno. Prima corsa, 5, 36, 33, 50. Seconda corsa, 88, 55, 69, 1. Domenica pomeriggio arrivano molti appassionati per gareggiare con gli abitanti dell'isola in una corsa pazza sul ghiaccio che ora è spesso 30 centimetri. Non abbiamo mai lamentato incidenti gravi. Nessuno è finito fuori strada. Non è come guidare sull'asfalto. L'auto va per i fatti suoi. Salta come se fosse una palla da hockey. Ma basta un po' di prudenza per evitare gli incidenti. I grandi laghi hanno dato vita a molte tradizioni locali fra le popolazioni rivierasche. Quando il ghiaccio si scioglie all'inizio della primavera, i capitani delle navi mercantili che provengono dagli Stati Uniti e dal Canada si radunano con le loro famiglie nella chiesa dei marinai a Detroit. Oddio onnipotente. Quando riprende la stagione della navigazione, è giunto il momento di benedire di nuovo i marinai e i vascelli che solcano i grandi laghi. Ti ringraziamo per aver creato queste acque che ci danno vita, ricchezza e soddisfazioni. Sii presente in tutti i tuoi figli che navigano sulle acque dei grandi laghi. Solcare le acque dei grandi laghi è un'impresa pericolosa. Negli ultimi secoli più di 10.000 vascelli sono affondati nei laghi. Un tale record di morte e di distruzione li pone fra le acque più rischiose della Terra. Alla fine del secolo scorso, ben 6.000 navi naufragarono nell'arco di 20 anni. Nel 1913, 250 vite furono perdute in una tempesta che durò 4 giorni e colò a picco 71 imbarcazioni. Fuori Whitefish Point, nel lago superiore, una gigantesca nave trasporto di minerale svanì nel nulla nel 1975. È tuttora in corso un'inchiesta per far luce sulla tragedia. Lo storico Fred Stonehouse così ricorda. Ci sono teorie, idee e indizi, ma non siamo in grado di spiegare perché questa moderna nave trasporto di 200 metri fu letteralmente distrutta dalla furia del lago superiore. Il 7 giugno 1958, 10.000 persone si radunarono per il varo della Edmund Fitzgerald, a quel tempo la più grande nave destinata alla navigazione lacustre. La Edmund Fitzgerald superò molti primati nei suoi giorni gloriosi. Ma questi ebbero fine il 10 novembre 1975.
Nel lago superiore una tempesta proveniente da sud si scontrò con una massa d'aria fredda, provocando un improvviso e violento mutamento nelle condizioni atmosferiche. L'oscurità avvolse il lago e onde alte più di 7 metri, sollevate dalle raffiche di vento, martellarono la nave. Aveva imbarcato acqua, ma sul far della sera arrivò un messaggio rassicurante dalla sala radio della cabina di comando. Ci difendiamo bene. Queste furono le ultime parole trasmesse dalla Edmund Fitzgerald. Pochi istanti dopo, la nave si inabissò. Senza alcun sopravvissuto, i momenti finali della Fitzgerald non sono mai stati chiariti. Un mini sommergibile automatico compie le ricerche, guidato dal suo progettista Chris Nicholson, per cercare una risposta. I vetri polarizzati gli forniscono una visione tridimensionale del mondo subacqueo a 150 metri di profondità. La sezione di prua giace verticalmente sul fondo. La campana della nave è ancora imbullonata sul bancone. Le lastre in acciaio dello scafo sono contorte come foglie di carta. La sezione di poppa è capovolta e mostra la massiccia elica. La Edmund Fitzgerald è spezzata in due e non si è trovata nessuna traccia dei 29 membri che componevano il suo equipaggio. Per secoli i grandi laghi furono considerati come una risorsa inesauribile, ma negli anni 60 vennero a galla i primi problemi. Per molti anni gli scarichi delle industrie, delle fattorie e dei centri urbani finirono senza alcun controllo nei laghi e alla fine cominciarono a vedersi i segni dell'inquinamento. Nel lago Erie, una vera esplosione di alghe fece diventare l'acqua simile a un brodo di piselli. I pesci soffocarono per la carenza di ossigeno. Le spiagge furono chiuse. Aquile e falchi caddero vittima di intossicazione. I pesci morti appestavano le rive del lago Michigan. L'opinione pubblica si mosse quando il fiume Cuyahoga dell'Ohio andò effettivamente in fiamme e Cleveland divenne famosa come la città dove i fiumi bruciavano. Gli anni di prosperità avevano preteso il loro pedaggio e ora l'intero ecosistema dei grandi laghi era minacciato, sull'orlo del collasso. Nel 1972 il Canada e gli Stati Uniti riconobbero che solo uno sforzo comune poteva salvare i grandi laghi. Il presidente americano Richard Nixon e il primo ministro canadese Pierre Trudeau per la prima volta firmarono un accordo riconoscendo i grandi laghi come un unico ecosistema. Fu preso l'impegno di controllare gli scarichi prima che finissero nei laghi. Mai prima da allora era stata tentata un'opera di pulizia su questa scala. Nel 1959 la rotta di San Lorenzo aprì i grandi laghi alla navigazione oceanica. Oggi, attraverso le chiuse, i giganti d'acciaio battenti la bandiera di 50 nazioni passano da un lago all'altro. Queste meraviglie di ingegneria sollevano e abbassano navi che pesano migliaia di tonnellate. Ma l'aver reso i laghi accessibili al mondo li ha resi vulnerabili ai cambiamenti. Attraverso i canali aperti dall'uomo sono arrivati ospiti indesiderati. Le cascate del Niagara per secoli sono state una barriera impraticabile tra l'Ontario e il lago Erie. Ma negli anni 20 fu ampliato e scavato un vecchio canale attorno alle cascate.
Il canale di Welland fu un trionfo della tecnologia che avrebbe permesso alle navi più grandi di aggirare le cascate. Ma le cascate del Niagara erano state anche una barriera biologica che impediva l'accesso nel lago di specie estranee. Il canale ruppe l'isolamento. In questo delicato ecosistema arrivò dall'oceano un parassita. Succhiando la vita dalle sue prede, la lampreda di mare modificò radicalmente la fauna di queste acque. I pesci, già sfruttati dalla pesca eccessiva, vennero in breve decimati dalla lampreda marina. Negli anni 40 e 50 essa distrusse di fatto la pesca commerciale e la conseguente crisi economica fu drammatica. La lampreda marina è una specie moderna di un antico gruppo di pesci privi di mascelle, un pesce senza struttura ossea comparso prima dell'epoca dei dinosauri. Con la bocca a mo' di ventosa e i denti interni appuntiti, ciascun esemplare può eliminare fino a 18 kg di pesce nel corso della sua vita. L'estensione dei danni causati dalla lampreda colse di sorpresa anche gli esperti. Ricerche intensive hanno alla fine scoperto il suo punto debole. La lampreda depone le uova nei torrenti. Qui le minuscole larve si nascondono nel fango per molti anni prima di scendere lungo la corrente verso il lago. Oggi le squadre del Dipartimento Pesca e Natura usano l'elettroshock per far uscire le larve dal letto del fiume e valutare il loro numero. Sul finire degli anni 50, dopo approfonditi esami, si trovò una pallottola magica, una sostanza chimica chiamata TFM. Quando viene aggiunto all'acqua, il TFM uccide le larve senza danneggiare le altre specie. Ora, da aprile ad ottobre, ogni anno i torrenti sono trattati con questa sostanza. Senza questo trattamento, l'ambiente dei grandi laghi sarebbe un disastro biologico, mentre con l'uso continuo della sostanza, la lampreda è tenuta a bada. Per ripristinare l'equilibrio ecologico, le autorità federali, statali e provinciali ripopolano i laghi con milioni di pesci. Oggi, da un solo camion, vengono scaricate 25.000 trote nel lago Huron. Nata in un vivaio, una piccola trota di un anno in pochi giorni può diventare un pesce da preda di 4,5 kg, ma solo se riesce a sopravvivere nel grande lago. Questi pesci sono ora entrati nella catena alimentare. Devono eludere gli affamati predatori mentre competono l'un l'altro per la ricerca del cibo, animali microscopici chiamati zooplancton. Nel lago Erie, i ricercatori canadesi Joe Leach e John Fitzsimmons hanno rintracciato una nuova creatura che è arrivata qui nel 1988 e si è diffusa dal lago Erie negli angoli più remoti dei laghi nella metà del 1990. Il Canada e gli Stati Uniti hanno mobilitato squadre di ricercatori per studiare un piccolo mollusco chiamato Mitile Zebra. Sperano di trovare il suo tallone d'Achille. Il tempo è di estrema importanza. Sul fondo del lago Erie si trovano delle scogliere calcaree dove per migliaia di anni i pesci hanno deposto le loro uova. Ora il fondo è ricoperto di strati di mitili zebra. Il mitile zebra è originario del Mar Nero e del Mar Caspio e prende il suo nome dalle strisce del guscio. Queste creature delle dimensioni dell'unghia del pollice crescono una sull'altra, raggiungendo una densità di 60.000 esemplari per metro quadro. I mitili zebra si attaccano tenacemente ad ogni superficie, reti da pesca, scafi di navi, boe, perfino una carcassa d'automobile. Ostruendo le tubazioni e le prese, minacciano l'acqua da cui dipendono strie e milioni di cittadini per bere e produrre elettricità.
Neppure gli abitanti del fondale sono al sicuro dagli invasori che possono presto diffondersi al fiume Hudson, al Mississippi e oltre. Anche il mitile zebra sta modificando la catena alimentare. Consuma le sostanze nutritive di cui hanno bisogno tutte le altre specie per sopravvivere. Ogni anno filtra quasi la metà del fitoplancton, la fonte di cibo che è alla base delle catene alimentari. I sub raccolgono l'acqua e i campioni di roccia per capire come questa specie alteri la delicata composizione chimica del substrato dove i pesci hanno deposto le uova. Tali conoscenze consentiranno di prevedere il futuro dei pesci del lago. Una moquette, proprio una moquette di mitili, come un tappeto sul fondale. Piccoli mitili sul dorso di altri più grossi. Davvero. Le analisi cominciano con i campioni freschi. In genere si pensa all'inquinamento in termini di inquinamento chimico, ma questo è un inquinamento biologico. I grandi laghi sono particolarmente vulnerabili a quel tipo di distruzione dove un solo fattore può distruggere il sistema nel suo complesso. E credo che il mitile zebra sia un vero flagello. L'esperienza del passato ha dimostrato che non si possono ignorare le perturbazioni che si verificano in questo ecosistema chiuso. È necessario studiare con attenzione l'ecologia dei laghi per trovare soluzioni adatte ai disastri che incombono. A primavera, gli uccelli, guidati dall'istinto, migrano a nord. A Whitefish Point, i birdwatchers assistono ad una migrazione che si ripete sin dall'era glaciale, quando gli uccelli si insediarono lungo queste rive. Gli uccelli hanno a lungo affascinato l'uomo per la loro grazia e per la loro bellezza. Ora consentono agli scienziati di capire meglio un problema ambientale cronico provocato dall'inquinamento industriale. Per molte specie di uccelli, come le sterne e i cormorani, la migrazione finisce sulle isole e qui inizia la nidificazione. Perfino in questi luoghi remoti, lontani dalla civiltà, la vita è resa difficile dalla contaminazione chimica. Jim Ludwig, presidente dell'Audubon Society del Michigan, controlla ogni anno le colonie di uccelli dei Grandi Laghi. Con la sua assistente Heidi Aumann sta esaminando gli uccelli appena nati colpiti dalle sostanze tossiche contenute nelle uova. È una grave forma di inquinamento, invisibile. Si tratta di un problema serio. Quest'uccello è stato abbandonato dalla madre. Ha il becco storto e non è in grado di nutrirsi da solo. Verrà allevato da Ludwig, che cercherà di identificare le sostanze chimiche che hanno segnato il suo destino. Gli agenti chimici trasportati dall'aria e dall'acqua hanno contaminato i Grandi Laghi, anche se il loro uso oggi è vietato. La vita del lago è molto complessa. Il lago Michigan impiega 100 anni per ricambiare le sue acque. Questi disastri sono stati provocati dal materiale scaricato nell'acqua 20 anni fa. In 20 anni l'acqua inquinata ha raggiunto la superficie del lago e ha contaminato le catene alimentari. Dobbiamo ridurre il livello di contaminazione. Le sostanze chimiche possono uccidere gli embrioni prima della schiusa. Ludwig raccoglie queste uova per analizzarle. Questi dati lo aiuteranno a determinare come le sostanze chimiche agiscono all'interno di un ecosistema chiuso. Non si dissolvono, ma restano latenti ed entrano nella catena alimentare.
Quando gli organismi più piccoli sono mangiati da specie più grandi, la concentrazione degli agenti chimici aumenta fino a raggiungere livelli letali. Per proteggere la popolazione, le autorità hanno stabilito delle linee guida per un consumo sicuro del pesce, ma gli uccelli non possono scegliere cosa mangiare. Vittime del passato, sono un monito per il presente e il futuro. Facendo luce sulle fragili dinamiche del lago, Jim Ludwig sta cercando di proteggere il futuro dell'ecosistema per il beneficio di tutti coloro che vivono lungo le sue rive. Ad Hamilton, nell'Ontario, il futuro dei Grandi Laghi è ancora in discussione. Da tutta la regione le persone sensibili come Jim Ludwig si sono raccolte per spingere la Commissione internazionale ad intervenire. 9 canadesi su 10 sanno che la loro salute è stata danneggiata dall'inquinamento ambientale. Nel corso di una discussione pubblica, i membri della commissione ascoltano le testimonianze di centinaia di persone che danno consigli sul futuro dell'ecosistema. Il problema richiede tutta la nostra attenzione e ci impone di combattere coraggiosamente contro tutti coloro che attentano alla salute dei Grandi Laghi, indipendentemente dalle simpatie politiche. Il rapporto finale dei commissari afferma: la nostra generazione non ha compreso la gravità della situazione che finirà per coinvolgere noi stessi e i nostri figli. Le promesse internazionali sono rimaste lettera morta, ma la gente si raduna per affrontare la sfida. Nel 1600 un missionario gesuita scrisse: non potevo immaginare che questi laghi dovessero sfociare in cascate, eppure non hanno allagato una buona parte dell'America. Per secoli i Grandi Laghi sono stati simbolo della natura del nuovo mondo. Coraggiosi marinai hanno rischiato la vita per costruire una civiltà. Nel corso della storia, i Grandi Laghi hanno posto continue sfide che sono state raccolte con determinazione e con coraggio da una popolazione giustamente orgogliosa del suo passato. Ora, i Grandi Laghi sono un laboratorio scientifico di importanza globale. Gli scienziati studiano il presente e fanno previsioni per il futuro. Il destino dei Grandi Laghi sarà presto nelle mani di una nuova generazione. L'antica palude produrrà un altro raccolto di riso. Una nave solca la distesa azzurra, come hanno fatto nel passato tanti navigli ora scomparsi. Ma a questa è affidato un messaggio di speranza per il futuro. Questi bambini saranno responsabili del futuro dei nostri laghi. Per amare il lago e per proteggerlo, dovete conoscere i suoi segreti. C'è la speranza che questi fragili laghi sopravviveranno nel futuro grazie alla sensibilità delle nuove generazioni.